Sono Domenico De Lillas, sono una piccola azienda della Calabria che produce prodotti di eccellenza del Made in Italy. Siamo qui stasera per presentare i nostri prodotti insieme allo chef internazionale Pino Rainone, del quale ho avuto il piacere e l'onore di vederlo al lavoro. Noi produciamo solamente ed esclusivamente prodotti biologici, senza conservanti, senza concimi, senza additivi, così come si facevano 200 anni fa. Non abbiamo velleità di essere i migliori, ma apparteniamo ai migliori. Per me è stato facilissimo preparare questi piatti perché i prodotti sono veramente di eccellenza, quindi devo essere sincero, parlava la natura, non ha parlato lo chef stasera. Quindi questi prodotti li ho dovuti solo decorare perché poi erano veramente fantastici. Abbiamo fatto qualche piccolo abbinamento, stasera abbiamo lavorato con i pH acidi per far sì che quando si degustano sia le prelibatezze della terra e poi si va a sciacquare, se mi permettete questo linguaggio, la bocca col vino, ma si va in realtà ad assaporare, si crea questo shock di sapori, cioè che ci coinvolge e non riusciamo a smettere, come quasi volessimo avere una dipendenza da questi sapori. È bellissimo, quindi stasera onorato di essere a Castel Mimì con l'azienda, la fattoria del Lilas e tutto quello che mi circonda, con tutta questa bella gente che abbiamo in Moldova. Abbiamo portato alcuni prodotti biologici dall'Italia, abbiamo preso parecchi prodotti qui dal nostro Castel Mimì per fare sempre un percorso sia gastronomico che di vino. Il vino sarà il nostro compagno della sera. Perché dico compagno? Perché noi abbiamo fatto un menù insieme a lei studiando la scheda tecnica dei vini, cioè abbiamo studiato l'acidità del vino. Siamo stati leggermente sopra, leggermente sotto, in modo che ogni volta che noi tocchiamo il vino si crea uno shock in bocca di sapori e si sente il fruttato del vino del nostro castello. E questo lo porteremo, il menù sono tre menù. Abbiamo fatto un menù per il vino bianco, un menù per il vino rosato e uno per il rosso, di Balboa. E abbiamo veramente accettato con onore anche la fattoria del Lilas perché fa dei prodotti naturali veramente che poi avrete modo di assaggiare. Abbiamo fatto di quell'ultima cosa tecnica perché così capite che Svetlana ha fatto un grande lavoro. Abbiamo fatto anche il pane che non contiene lieviti di birra, quindi non produce anidride carbonica, ma produce acido carbonico che voi sapete che la fermentazione del vino ha bisogno e quindi non andrà a disturbare il vino. Potete mangiare il pane come volete. Buona serata. Since its foundation in 1983, Castel Mimì is considered one of the jewels of Moldovan winemaking industry. Its wines and the beauty of the chateau attracted many members of royal families and representatives of different important representatives from all over the world. Today, here at the castle with Chef Ranone and Chef Svetlana from the castle, we decided to do an evening of combining food and wine and show people that wine can be consumed, not only drank probably. Our main ideas for the future is to develop Castel Mimì and Moldova as a touristic and cultural destination, to show people and the tourists from around the world how beautiful our culture is, how good the wines and the food is here, and to share our values and history and symbols with all the world. I've been all around the globe trying to protect your soul. Sto ancora gustando la bellezza
di questo posto, veramente incantevole. E soprattutto visto da fuori, anche se non sono un grosso esperto, ma chi ha poi fatto la ristrutturazione eccetera è riuscito secondo me a coniugare la parte antica con la parte nuova, che non è facile, però l'impatto è bellissimo, la struttura è meravigliosa e poi abbiamo cercato e spero di esserci riusciti a mettere insieme due chef, Svetlana e Pino, per cui io credo che questo possa essere l'inizio di un percorso da fare insieme. Questa è la mia impressione, poi magari lei che deve dare il suo giudizio, però penso che ci sono i presupposti, anche perché, diciamo anche stamattina, sono riusciti a mettere insieme la materia prima della Moldova con il piatto italiano e ho chiesto lì un pochino ai vostri ospiti e sono rimasti veramente sbalorditi da questo, perché molti vengono, prepariamo il piatto, invece no, qui c'è proprio una congiunzione di due culture e il gusto è universale, per cui se buono è buono comunque, però qui vedo che sono stati fatti anche a livello estetico, oltre che dal gusto anche dei bei piatti, che onorano ovviamente la Castelmimì e conto di ritornare perché mi piace, ma verrò qui in anonimato così non devo fare, però è bene, è Mulzmesk. La mia esperienza è stata, penso, un'esperienza particolare, perché comunque un'esperienza nuova alla fine all'estero eccetera, per un ragazzo venuto da una provincia, di una città, penso che abbia un effetto incredibile, perché comunque anche con lo chef Pino ho un rapporto incredibile e penso che è stata un'esperienza che mi ha toccato molto, perché mi ha fatto capire molte cose. I chef russi sono molto comprensivi, ti capiscono al volo e comunque essendo la prima volta che lavoro con uno chef internazionale penso sia stata un'esperienza molto particolare. Questa struttura penso sia una delle più belle della mia vita che abbia mai visto, perché comunque questo risalto col legno e col vino crea un'atmosfera incredibile. Dovete provarla per forza, perché alla fine sono partito con degli amici che mi dicevano che questa esperienza sarebbe stata, diciamo, una zappa sui piedi, quando non è per niente vero, cioè alla fine mi sono divertito un casino, ho imparato tantissimo e un attestato in più fa bene, sì, per fare curriculum.